Benvenuti in un nuovo episodio di Minecraft Stone Technology Ultimate. Ho aggiunto dei laser drill sugli loro laser base e la velocità con cui otteniamo risorse adesso è questa. Ho aggiornato quelli su Venus, quelli su Mars e quelli sulla Luna. Ho anche upgradato quella che ci mina le cose della Blue Sky, ci ho messo una colored lens per tutti i vari colori che abbiamo e ne ho messi un po' di più perché abbiamo un singolo miner per tutti i vari ore. E ci ho aggiunto anche una Waystone perché non c'era, ho dovuto farmi la strada di nuovo. Ho settato un altro miner nel land. Siamo nel land Midlands, e il bioma è molto importante qui. Tra l'altro qui il trucco del depth funziona perché il bismuth lo troviamo da 5 a 70. Se metto a 71 otteniamo tutti gli altri, eccetto lui. Quindi è molto buono. Abbiamo tre ciano e un blu perché questo è ciano, ciano, blu, ciano. Quindi ne ho messo uno per ciascuno. Anche se in realtà non credo sia troppo importante. Ma ok, ce la mettiamo nella Dimensional Chest 1 e andranno ad accumularsi insieme agli altri. Push. Questo invece è un altro setup di miner nella Wigglewood Forest che ci darà Cloakroom Ore, Utherium Ore, Regalium Ore e Frost Steel Ore. Sai che ne metto altri 8, volevo dire 7. Quest'oggi è arrivato il momento di processare gli ore che ci interessano di questa cesta perché l'iron lo lascerò qua per sempre. È interessante vedere come nelle dimensioni dove otteniamo solo gli ore che stiamo minando, tipo quelli nel land, ne abbiamo 300, 160, 300, 300, mentre quelle nelle altre dimensioni dove otteniamo anche gli altri ne abbiamo 40, 30, e la trovo un po' ingiusta questa cosa, però vediamo di sistemare il processing di questi ore. Questi, se li smeltiamo, ce ne danno uno e ce ne daranno sempre uno, ma se li rompiamo con fortuna, tipo questo me ne ha dato 10, quindi vorrò romperli con fortuna tutti praticamente. Allora, c'è questa M Annihilation Plane che può essere incantata e voglio assolutamente provarla. Può essere incantata con fortuna 20, sì, fortuna 20. Quindi abbiamo due barrel, uno che per il momento è vuoto e un altro con tutte le cose che vogliamo processare. Ho fatto memory settings, ho messo della stone per evitare che possa arrivare altro e abbiamo due storage bus. Qui ci mettiamo la formation plane e mi sa che ci devo mettere una capacity card per aumentare lo slot dei filtri, sì, e gli dico che mi deve piazzare tutti questi blocchi e così dovrebbero essere filtrati tutti e poi ci metto l'annihilation plane con fortuna 20 e tutto ciò che rompe dovrebbe metterlo dentro questo barrel. Mi chiedo perché non stia piazzando, forse perché ha bisogno di item che entrano. Se ti metto un pipe e inizio a estrarre, la formation plane non funziona. Forse al posto dello storage bus vuole un import bus. Può essere. Ci metto l'import bus e metto su di lui la priorità di 1. Ok, se gli metto la priorità funziona. E sì, sembra che Fortuna 20 stia funzionando. Decisamente. Ma figato, se ci metto la smelting factory qui funzioni, se dico a questa di prendere da dietro. Sì, posso dire che pensavo sarebbe stato più semplice. C'è un piccolo problema. Se guardiamo la malachite, ce la brucia. Non so perché, ma non la otteniamo. Inoltre fortuna non funziona, cioè otteniamo solo uno. Quindi mi sa che devo testare per tutti. Ok, allora ho fatto dei vari test giusto per evitare di bruciare delle risorse, quindi questo è il barrel in cui otteniamo tutti gli ore. Estraiamo solo quelli che sono memorizzati all'interno di questa cesta, che sono quelli che ci interessano, compresi i row della Beyond Earth. E poi abbiamo un import bus. L'import bus prende e mette all'interno del sistema. Qui abbiamo uno storage bus, dove abbiamo tutti i prodotti già minati degli ore che ci interessano, oppure quelli che vanno cotti perché non ha senso utilizzare fortuna o perché non si rompono. Quelli che non si rompono sono il Munchies, Bismuth, Cobalt e Malachite. No. Allora, quello che non si rompe è il Munchies. Quelli che si rompono ma non ha senso fare sono Bismuth, Cobalt e Malachite. E adesso che riguardo meglio manca lui. Ok, Synthetic Waste ho messo e con questo dovremmo essere a posto. Quindi tutti gli item che non vanno processati nella Annihilation Plane con fortuna 20 vengono messi qui dentro. Gli altri, qui abbiamo la Formation Plane con tutti i vari filtri di solo gli ore che possono essere piazzati, quindi verranno messi qui e rotti. Una volta rotti, dato che abbiamo filtrato tutti i prodotti processati all'interno di questo barrel, verranno presi e messi all'interno di questo barrel. Quindi qua abbiamo sia prodotti finiti sia cose da cuocere. Cosa che ora che ci penso non ha molto senso perché potrei fare un export bus e mettere direttamente le cose che voglio processare nella fornace qui dentro. Sistemino completato e funzionante al 100%. Finalmente aggiungerei. Allora, tralasciando tutti gli importer perché avevamo un sacco di backlog, non credo serviranno.
La Formation Plane posiziona tutti questi ore che possono essere lotti con fortuna. Alcuni ci danno direttamente il prodotto finale, e questi alcuni sono questi. Sono solo 6, non sono tantissimi. Tutti gli altri ci danno cose che devono essere cotte, quindi ci ho messo uno storage bus sull'Ultimate Smelting Factory, ci ho aggiunto tutto quello che otteniamo che deve essere cotto e anche ciò che va cotto senza essere processato, quindi tutte queste cose andranno dentro questa Ultimate Smelting Factory e come possiamo vedere sta funzionando a meraviglia. Questa Ultimate Smelting Factory butta sotto, quindi qua alla fine ci avremo tutto il risultato finale, che devo dire non è niente male. Al momento il sistema è intasato da calorie perché ne abbiamo 15k, quindi ci impiegherà un pochino a smaltirlo. Possiamo anche metterci la time in a button, ma comunque 15k sono tanti da processare. Anche perché non voglio scalare troppo questo sistema, perché gli ore non è che li otteniamo così velocemente. Quindi lo lasciamo qua a fare le sue cose. Poi qui sotto ho già collegato, abbiamo lo storage bus, extract only, quindi possiamo vedere tutto quello che viene prodotto, ma non possiamo inserirci almeno dal sistema. Volevo dargli una mano io per minargli un po' a mano e 15k è davvero tanto, ma tanto tanto. Ok, e questo era l'ultimo, abbiamo ripulito l'intera zona. Questo sistema funziona, non abbiamo nessun backlog, questo non sembra impallarsi, il che è molto positivo. E qui abbiamo il setup che ho utilizzato momentaneamente per cuocere la calorite perché era davvero troppa. E poi viene cotta e viene presa dall'Advanced Item Collector e ne abbiamo ottenuti 131k. Già. Ok, setup finalmente concluso al 100%. Non capisco perché, ma alcune volte mi stroppa degli item. Inoltre sono dovuto riandare in alcuni pianeti perché alcuni posti non erano chunkloadati, non stavamo ottenendo alcune risorse. Adesso sono sicuro che le stiamo ottenendo tutte, almeno quelle che ci servono. Ho aggiunto un Ultimate Smelting Factory perché ho visto che una da sola non ce la fa. E così mi sembra che vada, solo che ho dovuto metterci obbligatoriamente dei Pipette Braider per estrarre. Perché se rimane un item nella sezione di output, non prenderà un altro input. Quindi se non li estraiamo abbastanza velocemente, si impalla quasi subito. E bisogna aspettare l'auto output per farli uscire e perché la Smelting Factory accetta nuovi item, mentre se li estraiamo noi molto velocemente non abbiamo questo problema. Se vedo che continua a sdroppare posso mettere un barrel qua ed estrarre in una sezione di Smelting Factory. Forse dovrei farlo adesso in realtà. Quindi una cosa di questo tipo, abbiamo lo storage bus settato su solo queste cose che sono quelle che dovranno essere cotte su queste metriche da barrel, in questo modo non potrà droppare cose, dato che questo sarà sempre vuoto, perché si può vedere che gli item stanno scendendo. Comunque questo è il prodotto di 1 o 2 minuti, quindi non è affatto male, anzi è molto più veloce di quanto mi aspettassi. Credo sia dovuto a fortuna 20, per esempio quella là o colorite è un mostro. Cioè da un singolo oro otteniamo una quantità spropositata di questi row, il che è molto buono ovviamente. Però si può vedere che con la colorite è particolare perché ne abbiamo 170.000. E anche con l'ostrum. L'ostrum ci serve, è il motivo perché ho deciso finalmente di sistemare questa zona per fare il Black Iron. Quindi qui non ci serve praticamente più a nulla il charcoal, direi di togliere questa Smelting Factory. E qui sopra ci mettiamo invece un Ultimate Crushing Factory, che ha già delle cose ma non importa. E quindi diciamo di prendere da dietro e di buttare fuori sopra, e qui sopra ci mettiamo un altro drawer, e qui colleghiamo il drawer con il charcoal all'Ultimate Crushing Factory e poi li butta nel drawer. In questo modo facciamo passivamente anche il charcoal dust, poi lo blocchiamo e lo aggiungiamo a questo controller. Ok, perfetto. In questo modo ce l'avremo sempre nel sistema. Sì, ne abbiamo già 500. È che ne sono richiesti 3 per ciascuno, quindi non so bene se questa quantità possa bastare o meno. E anche visto la recipe per le plate, ne richiede 6 per fare una singola plate, che non è proprio il massimo. Non c'è altro modo, come si può vedere, questa è l'unica recipe per fare le Black Iron Slate. E già, beh, direi di iniziare a fare il pattern, quindi Black Iron nell'induction smelter e poi la plate all'interno del multiservo press. Nell'induction smelter ce l'abbiamo di qua. Qui posso togliere tutti gli alloy, dato che adesso li produciamo con i semi, non ci servono più. Se qualcosa richiede una così grande quantità da richiedere il crafting,
Non voglio craftarla, voglio aggiungere semi o aggiungere acquari da drawer, che tra l'altro ho già messo. Qui oltre a tutti voi da qui abbiamo due acquari di diamante. Se andiamo a vedere su Thermal abbiamo 29k, 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 29, 29, 29. Nendelium è meno, ma credo sia perché abbiamo utilizzato i blocchi. No, è perché non ha upgrade. Allora gliene metto uno di netherite. Direi di sì. Quindi in teoria ora possiamo ordinare Black Iron. Possiamo farne 1000? Non credo per il charcoal. Possiamo farne 100? No, perché... Come gli manca il charcoal? Perché non viene visto dal sistema? Ah, perché questo era selezionato su multiple, quindi devo fare così per aggiungerlo. Ora sono visti, perfetto. E anche qua direi di aggiungerci una plate di diamante. Quindi mi puoi fare 300 Black Iron? Sì. Tra l'altro quanto veloce è il crafting? È abbastanza veloce, ok. Quindi puoi farmi 100 Black Iron Slate? No, mi manca il charcoal. Ora sì, me ne può fare 100, ma credo anche perché ci abbia già del Black Iron. Se volessi fare tipo... innanzitutto completiamo la quest. La Basic Crafting Table. Ah, serve la Luminescence. E la Luminescence si ottiene con il Tertium, Chlorine ed Energized Bluestone. La Chlorine com'è che la otteniamo? Ah, la Chlorine... La stiamo ottenendo e la stiamo anche bruciando nel level bright. Questa è la chlorine. Vediamo l'energia dal basso, possiamo installarla dal lato. Quindi dovremmo iniziare a ottenerla in modo quasi automatico, almeno finché produrremo il sodium. E posso metterla in un ultimate chemical tank di buffer e poi in un quantum entangle potter. Ce lo chiamiamo clorine e gli diciamo gas prendi da davanti e a lui diciamo di... prendere da sotto e buttare dietro in auto-eject. Forse l'ho posizionato male, se li metto in putto, ok, prima o poi lo prende, ottimo. E perché questi hanno smesso di funzionare? Perché abbiamo un sacco di sodium. Mi sa che abbiamo raggiunto il limite massimo che ci può stare qui dentro, solo che questo non mi fa più produrre il clorine. Quindi direi che questi ce li teniamo sempre attivi, perché tanto ormai l'energia per farlo ce l'abbiamo, e mettiamo questa Ultimate Chemical Tank in Dumping Access. Quindi qua dovremmo iniziare ad accumulare clorine. Sì. Quindi questi produrranno sempre clorine e sodium all'infinito. Direi che l'automatizzazione di questo PRC ce la facciamo qui. Vediamo il quantum entanglement port del clorine e lo buttiamo fuori da sopra. Quindi questo si è riempito. E ha bisogno dell'energized glowstone, ma di quanta ne ha bisogno? Perché forse un magma crucible non è abbastanza, 2000. Però mi sa che mi conviene farne un po', tipo 4. E ce li mettiamo qui sopra. Ok, qui siamo al limite del chunk. Lo sposto più in qua di uno. E il setup è completo. Ci abbiamo 4 magma crucible, tutti upgradati al massimo, che prendono da dietro e buttano fuori sopra in auto output, quindi non serve mettere i cavi in estrazione. Qua iniziamo ad accumulare glowstone, perché questi cavi hanno un sacco di buffer. Il BRC prende la chlorine da sopra, quantum entanglement port, l'energia del glowstone da destra, dai magma crucible, l'energia da dietro e l'input e l'output da sinistra con auto output. Quindi il craft, una volta che metteremo il pattern, ritornerà qua e sarà completo. E qui dietro ci abbiamo i pipe che estraggono la glowstone, i cavi per l'energia da questo point, e qua ci abbiamo il pattern provider. Non ho messo un P2P perché abbiamo solo due canali e va bene utilizzare il P2P, ma qui non aveva proprio senso. E il setup è completo, basta fare il pattern e gli diciamo che uno di tertium è uguale a una luminescence, e ho appena notato che il PRC produce anche... Cos'è che produce? Andiamo a captare da Luminescence. Ne facciamo 10, vai. Dovrebbe entrare. E ci dà l'idrogeno, che non ci serve. Quindi ci facciamo un Ultimate Gas Tank. La mettiamo qui sotto, per quanto si veda dietro, ok. E gli diciamo gas, butta fuori da sotto in auto-eject. Quindi qua abbiamo l'idrogeno e questo lo mettiamo in Dumping Access. Così non si potrà mai impallare. E qui ho deciso di mettere due point, in questo modo possiamo mettere il blocco lì dietro senza oltrepassare il bordo del chunk e così sembra un po' più ordinato, diciamo, quindi ho meglio i cavi dietro. Perfetto, il crafting è andato a buon fine, giusto? Sì, abbiamo ottenuto anche la Luminescence. Quindi possiamo fare il basic crafting table, sì, ce lo mettiamo in autocrafting ovviamente. Perché ce l'ha messo in questo modo? Me lo crafti lo stesso, vero? Beh, vedremo. Vediamo subito se possiamo... portarcene una. Magic Crafting Table, sì. Ed eccola qua. Quindi se vogliamo adesso possiamo fare l'Infinity Catalyst, lo Ultimate Stew e i Cosmic Meatballs. Questo mi sa che ci vorrà ancora un po' di tempo. Mi sono fatto anche gli altri pattern e devo dire che
La linea centrale sta diventando sempre più stretta, ma direi che ci sta, al massimo posso sempre farne un altro. Quindi ci facciamo una Ultimate Crafting Table, poi una Elite Crafting Table e poi un Advanced Crafting Table. Quando le CPU si saranno liberate. E con questo ce le abbiamo tutte. Perfetto. Ora che abbiamo tutte e quattro le Crafting Table, vorrei poterle automatizzare. C'è una versione upgradata di queste crafting table che possono supportare un crafting in automatico, però c'è anche una mod che ci suggerisce nelle quest che è questa, la Packaged X Crafting, e non ho la più pallida idea di come funziona, direi di provarla. Per provarla ci serve prima l'Ender Ingot. L'Ender Ingot si ottiene smeltando il Imperium, quindi devi aggiungerci un altro crafter qua e di farci un drawer. Il problema è che per come abbiamo l'Imperium adesso ha bisogno di un autocrafting per farsi, perché non lo produciamo passivamente. Credo che questo possa essere stato un errore, diciamo. Stavo pensando di aggiungere delle CPU per fare un requester, per autocraftarlo ogni tot, però forse è meglio sul serio fare un passivo. Non solo per l'Imperium ovviamente, dipende da quanto vengono utilizzati questi liquidi. Ah, così si ottiene il Molten Inferium. A me non è mai servito. Quante essenze abbiamo, tra l'altro? 14.000. Forse dovremmo farlo. Ah, il Molten Prudentium serve per fare il Liquid Vade. Il Tertium non serve, l'Imperium l'abbiamo appena visto. E anche l'Imperium serve per fare il Molten Essence e serve anche il Molten Supremium. Questi me li ero mancati. Mi sa che ci facciamo un autocrafting passivo delle essenze a questo punto. Mi sembra l'unica. Però comunque, dato che ci sono altre 4 CPU, me le faccio. E queste ce le nascondiamo qui sotto dove abbiamo le altre CPU, sono anche migliori perché sono 256. E così dovremmo aver aggiunto un limite di 8? Sì, 8 di 8, perfetto. Dato che il processo lo abbiamo già visto insieme e anche automatizzato, direi che mi butto giù tutto questo e faccio in modo che buttino in dei drawer e che si fermino una volta che i drawer si siano riempiti. Sembra la cosa migliore. Per poter fare il seme dell'Imperium ci facciamo 11 lingotti. Li smeltiamo, oh wow, molto veloce, e ce ne serve un altro, e poi possiamo prendere un seme, metterlo qui, e otteniamo l'Imperium Seed, e basta, perché questo ci darà i semi. Dobbiamo fare una produzione da qualche parte, perché ho settato l'autocrafting passivo, quindi qui abbiamo un interface che butta fuori l'Inferium, viene estratto insieme al cactus e inserito all'interno del crafter per fare il Prudentium viene messo all'interno di questo drawer, che al momento downgrade, ma possiamo anche toglierlo. Poi viene estratto e inserito all'interno del Fluid Encapsulator, che prende anche Liquid Meat da sopra, e butta fuori in un Compacting Drawer con un downgrade, anche se funziona male, come abbiamo già potuto vedere, per avere il blocco a disposizione senza doverlo craftare. Il blocco viene poi estratto con la XNet. Non c'è collegamento, perché è tutto collegato al controller, quindi viene messo qui dentro. Qua abbiamo l'export di Enderium, che ci fa l'Imperium che viene messo in questo drawer, poi da qua viene preso e viene inserito all'interno del combiner, mentre qui abbiamo il liquido deuterium, il Fluid Encapsulator che prende la calorite e ci fa il redstone ingot. Ci ho messo un drawer, prima non c'era, perché così abbiamo accesso a questo che ci servirà. E poi il combiner prende il redstone ingot da destra, e infatti qui dietro abbiamo un advanced connector perché glielo diciamo, cioè glielo specifichiamo. E butterà fuori sotto, e anche qua c'è un iron downgrade. Qui ho cambiato, ho messo 3 speed, quindi prende e butta da destra per sistemare il problema dei semi, e qui c'è un void upgrade. In questo modo è più veloce, perché avevo visto che non era proprio velocissimo dato che utilizziamo i blocchi. Altra cosa che ho cambiato non è qui, ma è qui. Non abbiamo più lo smelter, abbiamo il sequential fabricator, perché ora otteniamo il green dye dal dye seed, e ce ne dà davvero molto di più rispetto al cactus, ma tanto di più. Quindi buono così. Se ne servirà di più potrò sempre aggiungerne un altro. Ma il problema adesso è l'Infidium. Dove vogliamo farmarlo? Il setup dove mettere i semi ce l'avevamo già pronto. Quindi tutti questi che si vedono qui accesi sono solo ed esclusivamente per l'Infidium. E dato che li sto inserendo direttamente nel controller, questo drawer non ha bisogno del void upgrade. Ci ho messo 2 di netherite, giusto per. E si può vedere che l'Infidium sta salendo. Qui sta producendo a go-go, addirittura ho dovuto mettere un altro connector perché uno da solo non ce la faceva, quindi stiamo estraendo da 2 canali diversi. E questa è la produzione di Prudentium, che è parecchia. Non so se stiamo ottenendo con il green, per niente il green sta scendendo, ma
Ci sta, è una velocità molto alta. Aspetto che si riempiano i buffer, qua si sta già riempiendo. Ho sostituito il combining perché avere l'ultimate con tutti quegli slot in cui l'Imperium e il Supremium non vengono visti dal sistema non mi piaceva troppo, quindi l'ho messo solo basic. E anzi, forse lo metto solo normale e basta, perché qua ci sono tre stack di Supremium e tre di Imperium. E in realtà il tutto funziona alla perfezione. Mi basta solo che iniziano a riempirsi e poi si riempiranno mano a mano i vari drawer, come per esempio è appena successo adesso. Quindi questo drawer si riempirà, gli devi togliere anche a lui il downgrade. E questa è la farm passiva. Quindi avremo sempre dell'Imperium nel sistema, almeno in via teorica. Quindi possiamo venire qui, aggiungere per esempio un sequential fabricator, a cui faremo craftare l'Imperium Ingot, quindi ci mettiamo l'Imperium in estrazione e gli diciamo di inserirlo. Nel terzo sequential fabricator, sempre limitato a 64, così come il Prosperity Ingot, e gli diciamo fammi un Imperium Ingot. Perfetto. Prendiamo anche energia e ci inizia a fare l'Imperium passivamente. Ci mettiamo un fluid drawer senza upgrade qui dietro, lo colleghiamo e gli diciamo di esportare l'Imperium Ingot. E se gli diamo energia dovrebbe anche iniziare a smeltargli, fare un po' più velocemente, e sì, ci siamo. Quindi qua iniziamo a tenere molto l'Imperium. E stavo controllando la situazione alla mob farm, mi ha dato un po' di questo, perché qua abbiamo un sacco di armature, e prima o poi dovrei completare. Ho aggiunto altri due liquidi, che sono Supremium e Prudentium, che ci serviranno anche loro. E in teoria con i fluidi della mistica l'abbiamo anche finito, però come si può ben vedere siamo lenti con i Supremium, ma in realtà anche con tutto il resto. Anzi, mi sorprende di aver già riempito questo, forse perché ha una priorità. Il problema sono le risorse che produciamo. Il green lo stiamo finendo. Non mi ricordo quanto ne avevamo, ma era tanto. E ho addirittura aggiunto il Dye Seed su altri 4 Phytogenic Insulator, questi 4, e questo non basta. E anche il Lendarium sta scendendo, prima era 500, adesso 136. Quindi come la risolviamo? Mi sa che faccio un sistema separato. L'Inferium? No, l'Inferium basta, ok, almeno quello. Mi sa che faccio un'altra area di Phytogenic Insulator qui a lato, in cui ci produciamo tutto quello che ci serve per produrre le essenze base. Questo setup non era decisamente abbastanza, quindi ci ho messo un cactus dentro un pot, giusto per bellezza, e qui dietro ho aggiunto un pipe sul drawer del Phytogrow che deve stare nella Dimensional Chest, quindi non utilizziamo più i canali dell'Apied. Cosa è cambiato rispetto a prima? Ho aggiunto questo muro. Funzionano tutti. Ho fatto 1, 2, 3, hanno tutti Dye Seed. 1, 2, 3 hanno tutti Enderium Seed. E tutto il resto hanno l'Inferium Seed. Li abbiamo collegati su questi drawer. Ci abbiamo l'Enderium, ne abbiamo 1900. Inferium, ne abbiamo 111k. Green Dye ne abbiamo 138k e l'Enderium lo craftiamo nel sequential fabricator, dato che non può essere fatto nel crafter e dato che avevo visto che questo si riempiva ne ho messi 4 per essere sicuro. Quindi adesso c'è tutta la configurazione della XNet. Ho deciso di non utilizzare l'auxiliary cactus e di sostituirlo con un flux linkage amplifier, in questo modo è un po' più veloce, dato che abbiamo solo 3 semi e i semi in eccesso vengono messi in questo walkthrower 2x2 con un void upgrade. Poi l'Inferium lo inseriamo all'interno del compacting drawer. L'Enderium lo mettiamo e poi lo estraiamo nel Sequential Fabricator, mentre la Dye Essence la mettiamo qui e poi la estraiamo con la XNet. Questo setup è abbastanza veloce, infatti abbiamo un sacco di risorse che stiamo utilizzando qui. Ho tolto lo storage downgrade e adesso siamo già a 1500 su Premium. Qui ci ho messo un upgrade di netherita perché così continua a produrne praticamente all'infinito. E sta craftando, cioè questa è la velocità con cui produciamo Prudentium. Non so quanto sia al secondo, ma mi sembra abbastanza veloce. Potrei metterlo anche in fast volendo. E magari lo lascio anche in fast. Tutto il resto si sta autocraftando, diciamo, passivamente, che era quello l'obiettivo. Quindi una volta che questo si sarà riempito, si riempirà questo e poi questo. No, questo si è già riempito perché è straveloce. Ottimo così. Qui ovviamente abbiamo già riempito tutti i buffer, quindi siamo a posto. Considerando che l'obiettivo finale era fare l'Ender Ingot, a noi serve l'adamantite. L'adamantite si ottiene da malachite e adamantite. E questi due ho provato a guardare, non mi sembra che abbiano degli altri utilizzi. Quindi li estraiamo con un pipe all'interno di questo crafter, craftiamo l'adamantite, e poi la riestraiamo e inseriamo di nuovo all'interno di questo barrel. Quindi adesso li stiamo autocraftando subito appena li otteniamo. E qui abbiamo l'adamantite. Ci serve un'altra cosa, che è l'ender dust, che
Abbiamo in autocrafting, però dato l'errore che ho fatto con la Mystical, che ho deciso di fare l'autocrafting e non il crafting passivo, abbiamo visto come è andata a finire. Qui ho aggiunto un export di Enderpearl che estraiamo e inseriamo dentro questa Crashing Factory che butta dentro questo drawer e questo drawer è linkato insieme agli altri. Quindi adesso vediamo l'Ender Dust che aumenta. E qui ho già sistemato il crafting che faremo ovviamente passivo. Quindi ci abbiamo un'altra interface perché non volevo filtrare o aggiungere upgrade. In cui ci estraiamo adamantite, iron e ender dust, che sono, a parte l'iron, le due cose che ho praticamente appena fatto. Qui ci abbiamo il Molten Impilium che stiamo ottenendo passivamente. Questo è un Universal Pipe, quindi estraiamo il liquido, estraiamo gli item. Ok, sta mettendo l'iron e appena metterà adamantite inizierà a craftare l'ender ingot. Perché lo sta craftando? Non serve un superheated blaze burner con la blaze cake? No. Possiamo anche utilizzare i liquidi e il biofuel lo fa diventare superheated, che è uno dei motivi perché ho deciso di farlo. Quindi abbiamo l'ender tank, lo estraiamo e questo sarà sempre acceso e sempre superheated. Quindi questo continuerà a funzionare praticamente all'infinito. Ci mettiamo un pipe, lo mettiamo in estrazione, sì, magari non l'ender dust ma l'ender ingot. Lo blocchiamo e non so se lo raggiunge. Oh sì, lo raggiunge. Non pensavo, ok, ottimo. Quindi abbiamo l'autocraft passivo. Ottimo. Direi di concludere l'episodio facendo anche questo passivo, per ovvi motivi. Abbiamo questo pack ne ha davvero bisogno per tutto praticamente. Solo che abbiamo finito i lati, quindi se io do l'energia al Quantum Entangle Porter da dietro e gli dico di buttarla sotto, funzioni? Cioè, te ottieni energia? Sì. Ok, quindi dietro abbiamo liberato un lato. Ci mettiamo la gas tank. E anzi a questo punto potrei attaccare l'Hexnet dato che ci sono, perché il Tertium lo stiamo producendo proprio qui, quindi abbiamo il drawer già collegato. Quindi posso dirgli dove sto estraendo dal controller di inserire nel PRC il Tertium. E alla fine ho deciso di darglielo da dietro, quindi se io gli dico item, quindi da dietro, non sta ottenendo il Tertium. Ok, sì, lo sta ottenendo. Perfetto, quindi possiamo anche togliere l'energia. Perché gliela diamo con la Xnet. Possiamo quindi mettere la gas tank qui sotto e un drawer qui a lato in cui buttare la luminescence. E anche questo lo blocchiamo e lo aggiungiamo al drawer, quindi anche questo avrai passivo. Ottimo. Ok, prima di concludere ci terrei a precisare che ho aggiunto un altro fluid encapsulator, perché per quanto questo possa sembrare veloce, non lo era abbastanza. E che mi sa che mi faccio altri due autocrafting passivi prima di terminare l'episodio. Che sono Black Iron e Black Iron Slate. Quindi in questa main interface ci aggiungiamo l'Ostrum, Charcoal Dust e Iron. Qui ho spostato l'Ultimate Caching Factory e qua ci aggiungiamo l'Industrial Smelter e Multi-Servo Press che farà deplate. Ok dai, direi che con questo abbiamo concluso. Ho rimesso in questi drawer quelli che avevamo nel sistema e ce ne faranno 2K e 2K e poi magari potremo aggiungere anche degli upgrade. L'importante è che funzioneranno sempre. Sì, sono anche già collegati al drawer centrale e direi che per questo episodio è tutto. Un po' mi dispiace, però ho dovuto, diciamo, correggere l'errore di non aver fatto questo passivamente subito. Può succedere. Se no, mi sa che avremo avuto abbastanza tempo anche per fare l'extended crafting, però mi sa che ce lo riserveremo per il prossimo episodio.